25 anni fa, quando iniziai a scrivere i libri sugli angeli, c'era quasi niente.
adesso, grazie a Dio, c'è una grande quantità di libri sugli angeli. Allora, 328, l'esistenza degli esseri spirituali corporei, che la Sacra Scrittura chiama abitualmente angeli, è una verità di fede. Quindi se è una verità, quelli che non credono all'esistenza degli angeli sono nell'inganno, sono nella bugia, è una verità, è un dogma. La testimonianza della Scrittura è tanto chiara quanto una verità della tradizione. E sembrerebbe che con questo numero 328 tutti i problemi siano, come dire, risolti. Qualche anno fa a Messina ho fatto una conferenza sugli angeli, alla fine della conferenza si sono presentati due sacerdoti, uno molto anziano, 84-85 anni, un altro più o meno della mia età, tra i 55 e i 60 anni. Il prete vecchio, per circa 30 anni, era stato professore di teologia dogmatica e anche superiore in seminario, ma non della diocesi di Messina, una congregazione religiosa importante. E lui subito mi dice: io non credo all'esistenza degli angeli. Per me gli angeli sono generi letterari, sono simboli del bene, come i diavoli non esistono, sono simboli del male. Questo era professore di teologia. L'altro prete, più o meno della mia età, dice: il professore, perché con rispetto lo chiamava il professore, non crede agli angeli. Io ci credo, no? Però, come dire, lui non ci crede, io ci credo, va bene lo stesso. Questo si chiama relativismo teologico, cioè il catechismo dice che una verità di fede, quello non ci crede e quello ci crede così e così, no? Quindi voi capite che una religione che è così debole significa che è un po' in decadenza. Se voi parlate con quelli dell'Islam, tutti vi dicono che gli angeli esistono, perché nell'Islam l'esistenza e l'azione degli angeli è uno dei cardini della fede islamica. Siccome fu evoluto sul vivo a livello emotivo, fui poco rispettoso del prete vecchio e gli dissi: io non riesco a capire tu come hai fatto il prete da 60 anni se non credi agli angeli. E gli dissi: senti, ma il 2 ottobre, festa dei Santi Angeli Custodi, il 29 settembre, Michele, Gabriele e Raffaele, che facevi? La messa non la dicevi, ma non solo in quei giorni. Allora tu saltavi il prefazio prima della consacrazione. E quando noi diciamo ai sacerdoti, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai serafini, diciamo santo, santo, santo il Signore, allora quella parte della messa la saltavi. E quando dicevi il Padre Nostro, saltavi pure un po' il Padre Nostro. Che cosa diciamo nel Padre Nostro? Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Là Gesù si riferisce in cielo agli angeli, a mille per mille. Quindi voi capite che se togliamo gli angeli, salta la liturgia, salta la Bibbia, salta la teologia, salta la sana spiritualità. In tutti i loro esseri gli angeli sono servitori e messaggeri di Dio, potenti esecutori dei suoi comandi. Hanno intelligenza e volontà. Quindi non sono delle energie spersonalizzate. Superano in perfezione tutte le creature visibili. Cristo è il centro del mondo angelico, anche nel purgatorio. Il fuoco purificatore è Gesù Cristo. Gli angeli sono i suoi ufficiali, dice Dante Alighieri. Essi, fin dalla creazione, sto sempre citando il catechismo, e lungo tutta la storia della salvezza, annunciano da lontano, da vicino, sugli angeli
Giuda Marcantello fa una colletta, raccoglie tanti soldi, la manda al Tempio di Gerusalemme perché dei soldati sono morti in combattimento in situazioni particolari che non sto a spiegarvi, e gli fa fare delle preghiere in suffragio per questi soldati. Per i protestanti non esiste il purgatorio, esiste solo il paradiso e l'inferno, e loro dicono che Maccabeo non è un libro ispirato, ma a noi poco interessa, perché una cosa è certa: gli ebrei prima di Cristo, durante Cristo e dopo Cristo, gli ebrei hanno sempre pregato per i loro defunti, e così anche i cristiani. Tertulliano, che è vissuto nel secondo secolo dopo Cristo, dice che i cristiani nell'anniversario della morte delle persone care facevano celebrare la messa in suffragio. Se visitiamo le catacombe, gli antichi cimiteri cristiani, troviamo i graffiti e troviamo anche delle preghiere in cui si invita a pregare per i defunti. E anche nel terzo secolo, quarto secolo, c'è il San Cipriano di Cartagine. Quindi magari nel Medioevo c'è stata una buona sistemazione teologica da parte della scolastica, però anche prima si credeva in questa situazione di purificazione. Quindi il purgatorio è una realtà che appartiene a un al di là, che è diversa sia dal paradiso che dall'inferno. Se prendiamo il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 20 leggiamo. È molto importante quello che sto dicendo per capire bene anche gli angeli del purgatorio dal Vescovo. Lo stato riguardo al purgatorio, il compendio dice: lo stato di quanti muoiono nell'amicizia di Dio, ma benché sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno di purificazione per entrare nella beatitudine celeste. Quindi, chi va in purgatorio è una persona eletta, cioè una persona che si è salvata. A livello popolare noi diciamo le anime sante del purgatorio. Però sono persone infelici. Perché? Perché sono consapevoli della loro distanza da Dio. E questo lo vedremo quando poi analizziamo il purgatorio dantesco. Un ultimo pensiero: per capire bene il purgatorio dobbiamo fare un piccolissimo sforzo mentale, dobbiamo distinguere, c'è qui qualcuno che fa l'avvocato, che ha studiato anche giurisprudenza, dobbiamo capire i concetti di reato di colpa e reato di pena o di danno. Allora, se qualcuno di voi prima della messa viene in sacrestia e si confessa da me, magari ha peccati mortali o peccati gravi, io gli do la soluzione, cioè il perdono di Dio. Dopo, durante la messa, vi fate pure la comunione. Se stanotte morite, non andate all'inferno, perché siete morti in grazia di Dio. Beh, penso che nessuno di voi viene peccati mortali, quindi potete anche morire stanotte, anche se non vi confessate. Sentite, San Filippo Neri, il grande apostolo di Roma, ai suoi amici diceva: possi morire ammazzato con Gesù Cristo, quindi non è che uno muore, chissà che. Allora, lo stavo dicendo, se uno muore in grazia di Dio, non va all'inferno. Apro una piccola parentesi: qualcuno dice che o l'inferno non esiste, oppure se l'inferno esiste è vuoto, perché un inferno pieno andrebbe contro la bontà e la misericordia di Dio. Poi qualcuno dice: ma è possibile? Noi siamo creature limitate. Uno campa 40 anni, 50 anni, 70 anni, ma pure 100 anni, pochissima di una centata. Non si è comportato bene, per 30, 40 anni che non ti sei comportato proprio bene, che per tutta l'eternità non c'è proporzione. Allora il discorso è questo. Gesù nel Vangelo parla dell'inferno. Anche i protestanti sono d'accordo che esiste l'inferno. Seconda cosa, la Madonna quando è apparsa a Fatima, ai tre pastorelli ha fatto vedere l'inferno, e l'inferno era affollato. E la Madonna ha detto ai tre pastorelli di pregare a fare penitenza, perché molti vanno all'inferno perché
per questi qui veri peccatori. Probabilmente oggi abbiamo detto che la Madonna è crudele, disumana, con dei bambini di 8 anni, 9 anni, 10 anni, quindi preferite l'inferno, queste scene terrificanti. E infatti i bambini furono scioccati e da allora iniziarono a pregare con grande intensità. Quindi l'inferno esiste, purtroppo è pieno. Poi c'è questa dimensione del paradiso. Secondo la fede e la tradizione cattolica, pochissimi, quasi nessuno, pochissimi, quando si muore si va in paradiso, pochissimi vanno subito in paradiso, quasi nessuno. Purtroppo è così. Santa Teresa d'Avila, nella sua autobiografia, lei che aveva tanti doni carismatici, ha scritto che solamente due volte nella sua lunga vita ha visto due anime che appena morte subito sono andate in paradiso. Una di queste due, dice Teresa d'Avila, è un fratello laico che in un convento faceva di portinaio. Magari in quel convento c'erano frati preti, era fratello confesso, frati preti che erano predicatori, scrivevano i libri, dicevano la messa e non sono andati subito in paradiso. Quindi buona parte di quelli che si salvano, la stragrande maggioranza prima passano per questa situazione che è il purgatorio. Vi stavo dicendo, concetto di colpa e concetto di reato di pena, lo spiego in termini molto elementari. Stasera siete venuti qui alla conferenza e poi anche alla messa di Dante. Finisce la messa, vi tornate a prendere la vostra auto, avete una bella brutta sorpresa. Delle fornelle, no? Con il coltellino vi ha sfregiato tutta la carrozzeria dell'auto, no? Insomma, una bella sorpresa. Voi però fate in tempo ad acchiappare il ragazzo delle fornelle, lo tenete bene con l'orecchio in mano e gli dite: senti, siccome sono stato ammesso di tanti avvenimenti, io ti perdono, cioè non chiami i carabinieri, però lo tenete ben stretto l'orecchio per mano e gli dite: senti, voglio chiamo subito mamma e papà, fatemi venire qua perché vi dovete dare i soldi per aggiustare la carrozzeria dell'auto. Quindi, reato di colpa potete perdonare, reato di pena vi deve dare i soldi per riparare il danno che vi ha fatto. Va bene? Allora, questo è il concetto del purgatorio. Il Signore, nella sua giustizia e misericordia, se siamo pentiti, potremo anche non confessarci, ma siamo pentiti prima di morire, non ci manda all'inferno, però bisogna in qualche modo, o noi o gli altri, ripagare i peccati che sono stati fatti. Voglio dirvi un fatto che mi riguarda da vicino. Io ho una mamma, che è una donna molto pia, mia mamma da giovane si voleva fare suora, lei prega molto per le anime dei purgatori, in modo particolare lei prega per le anime dei sacerdoti in purgatorio. Mia mamma adesso ha 82 anni. Due anni fa mia mamma mi ha raccontato questo fatto. Morì mio zio Alfonso, che era il primo fratello, e mia mamma, come fa sempre con tutte le persone che conosce e che muoiono, decise di fare tante novene, tante preghiere, ma anche i fioretti. Mia mamma è una donna che fa tanti fioretti, a parte il fatto che per l'età che tiene ha tanti colori continui, lei le offre per le anime del purgatorio. Allora iniziò a fare queste preghiere per mio zio Alfonso, tutto bene, tutto abbastanza normale. Dopo 15 giorni che facevo queste preghiere, mia mamma mi ha chiesto la sera a pregare, una mano invisibile la spinge per terra, povera mamma mia, che aveva 80 anni, insomma, perché cade sopra il braccio e sopra la mano, e dice mia mamma: ho un dolore atroce. Questo dolore atroce, mia mamma non si lamenta mai, ma dice che il dolore era atroce, ha visto le stelle, e l'ha offerto per zio Alfonso. E poi si è ricordata che mio zio Alfonso aveva un dolore proprio su quella parte della mano. Io dato questa interpretazione, che è la mia interpretazione, dico forse zio Alfonso non ha accettato con pazienza, con rassegnazione, con spirito operativo di purificazione questo dolore alla mamma, e mamma l'hai accettato tu, l'hai fatto a posto suo.
Per la dottrina cattolica noi salviamo gli altri con le preghiere, facendo celebrare le messe, ma anche facendo dei fioretti e delle penitenze. Per esempio, io che non sono come mia mamma, a che volta la notte mi sveglio, ho sete, tengo due bottiglie d'acqua vicino a letto e mi viene invece di dire no, no, non voglio bere, voglio offrire per qualche anima in purgatorio, magari penso a qualcuno che ho fatto il funerale, la sera, la sura, stanotte non voglio bere, voglio stare con la sura e magari mi faccio anche i 33 di eterno riposo. Allora, abbiamo detto qualche cosa sul purgatorio, vi ripeto, io non sono un intellettuale, sono un pastore, sono un parroco di Campana, un parroco, quindi attraverso le pubblicazioni cerco di fare apostolato. Quindi ho scritto anche diverse cose sul purgatorio, per esempio questo testo, Il purgatorio nella visione delle mistiche, edizioni Sudardo di Milano, dove si dicono delle cose molto interessanti di queste visioni, per esempio di Santa Francesca Romana, di Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Sono almeno 50 profili di mistiche, anche recenti, che hanno avuto dei contatti con le anime contatti. Quindi, al di là di quello che dice la teologia, la Bibbia, noi abbiamo proprio la testimonianza di persone serie, di persone canonizzate, di persone che alcuni di questi sono anche dottori della Chiesa. Poi, per esempio, per chi cerca qualche cosa più sostanzioso, Santa Caterina da Genova, le anime del Purgatorio. Caterina ci dice un trattato sul Purgatorio, che è qualcosa di abbastanza complicato. Io per diverso tempo l'ho analizzato nei particolari. Poi invece ho fatto qualche cosa, San Pio da Pietrelcina in Purgatorio. San Pio ha avuto diverse visioni di anime del Purgatorio, perché tenete presente che per la dottrina cattolica, come dice anche San Pio Romano, il Purgatorio non si fa solamente nell'aldilà, si può fare anche su questa terra. Allora vedete, non dico niente di straordinario se vi dico che in questo momento, in questa chiesa, non ci sono solo gli angeli che noi non vediamo, questa chiesa è piena di angeli. Già col vostro angelo custode, insomma, la chiesa è affollata. E poi è probabile che ci siano anche tante anime qui del Purgatorio che stanno facendo qui il Purgatorio. Qui ci sono tante esperienze documentate di San Pio con queste anime purganti che andavano da lui e lui faceva preghiere. Lui nel 1910, Padre Pio, ha fatto una consacrazione, ha offerto tutte le sofferenze dei peccatori e per le anime in purgatorio. Poi anche Santa Faustina Kowalska, delle anime del purgatorio. Tenete presente che il purgatorio è il capolavoro della misericordia di Dio. Quindi Santa Faustina nel suo diario fa numerosi accenni al purgatorio. Così anche Anna Caterina Emmerich, questo testo, che addirittura aveva l'angelo, che come faceva con Francesca Romana, portava la beata Anna Caterina Emmerich nell'aldilà del Purgatorio. E poi, recentemente, Maria Simma, ho detto qualche cosa su Simma, perché lei è una mistica austriaca che pregava e intercedeva molto delle anime purgate. Adesso dico una cosa interessante che riguarda tanto, è che Pina mi ha detto di dire, ripeto, Natuzza Evolo, morta pochissimi anni fa, mistica calabrese, era analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, quando parlava, parlava con un dialetto calabrese molto stretto. Lei dice una cosa interessante, lei dice che ha conosciuto, ha visto, ha parlato sia con persone illustri che con persone sconosciute in purgatorio. Ha detto così lei, che Dante Alighieri si è fatto 300 anni di purgatorio. 300 anni di purgatorio si è fatto, non sta in paradiso, quindi potremmo anche risparmiarci la messa, però gliela facciamo. Anche perché vi fate celebrare la messa del Dante, o per vostro padre, o per vostra madre, o per vostro nonno, o sarà il Signore che decide queste preghiere a chi indirizzate. Okay? Dice così la Natuzza, che Dante certamente ha scritto la Divina Commedia sotto ispirazione, però, dice, siccome lo dico un po' passionale anche per motivi politici, ha distribuito i castighi e i premi
rimase alla sua testa, diciamo in un modo abbastanza arbitrario, anche se è veramente respirato da Dio. Allora, dice Natuzza, ha avuto 300 anni di purgatorio, però dice lei, però stava a Prato Verde. Se leggete i testi che ho scritto, soprattutto qua, purgatorio della visione delle mistiche, questi mistici soffriranno quindi anche sugli uomini, per la par condicio, se qualcuno dice che sono cose di donne, ma invece anche gli uomini hanno visto queste cose. Natuzza dice che Dante Alighieri l'ha fatto al Prato Verde. Allora c'è questa divisione, ci sta un purgatorio, dicono le mistiche, i mistici, bruttissimo, perché è proprio vicino all'inferno. C'è un purgatorio meglio e poi c'è purgatorio vicino al paradiso, lei lo chiama Prato Verde, altri mistici danno un altro nome. Bene? Quindi, vi dico la verità, quando ho letto questo fatto che tanti anni si è fatto il purgatorio, mi sono fatto una risatina, perché io ho fatto il liceo classico a Tassa, poi sono andato in seminario. C'era la professoressa Bocca, non so se la ricordava, era la mia professoressa molto brava, che commentava tanti anni prima, però era completamente sorda. Quando spiegava Dante si toglieva l'apparecchio, lei entrava in una situazione mistica. Poveri ragazzi, purtroppo allora eravamo ragazzi di 16-17 anni, maturi e cretini, facevano un casino perché lei non sentiva niente, quindi noi non sentivamo quando lei commentava Dante. E vi devo dire la verità, uno dei 20 anni della mia vita, potessi adesso studiare Dante Alighieri bene, purtroppo il tempo non c'è più. Magari allora se avessi saputo che stavi in purgatorio, abbiamo detto ben distante perché ci stai facendo fare il purgatorio a noi. Purtroppo le cose belle tante volte si fanno a 16, 17, 18 anni e non c'è stata la papa. Invece a 60 anni uno le dovrebbe fare, però non c'è stata neanche la papa per altri motivi, purtroppo. Questa è la vita. Poi Luisa Piccarretta e il purgatorio, una mistica che oggi molti seguono per il piccolo. E poi questo piccolo catechismo scritto, 100 domande sul purgatorio, 365 giorni con le anime del purgatorio, quindi ci stanno tanti libri. Vi ripeto, non avendo niente da fare o quasi, in parrocchio ho potuto scrivere, quindi non pensate che sono intelligente, assolutamente. Per fare i libri bisogna avere tanto, tanto tempo e voglia di leggere e di documentarsi. Finalmente arriviamo a Diangeli di Dante. Questi sono qua, questa è tutta la premessa. Allora, Dante nel Purgatorio affida agli angeli un ruolo importante, quindi la presenza degli angeli illumina questo luogo sia di pena che di speranza. C'è questa strutturazione dei sette cerchi, evidentemente è frutto della fantasia del poeta. Mi sono molto divertito quando ho letto il libro di Alessandro Barbero, Davide della casa, Davide della casa di Vici la Terza. Quando finisce il libro, Alessandro Barbero dice Dante morì e andò a sperimentare davanti là sacramente la sua immaginazione, la colpa del segno, perché c'è la sua immaginazione, no? Quindi la strutturazione dei sette cerchi certamente è frutto della cultura, ma anche della fantasia di Dante. Però il pensiero teologico è una buona teologia. Allora, come ho detto prima, Dante chiama gli angeli gli ufficiali e dice appunto che tutta la virtù del purificare le anime viene da Cristo, che egli chiama il fuoco purgatore, e dice che Cristo per mezzo degli angeli regge e governa il purgatorio. I cerchi del purgatorio sono dei ripiani intorno ad un monte che, come dire, sono tra loro separati da una riva scoscesa, ma sono congiunti da una scala stretta. Su ogni gradino, come dire, c'è sempre un angelo, sono sette angeli, non sono dei carcerieri perché non tolgono la speranza, ma sono dei custodi affettuosi. Invitano le anime a cercare nella vena la totale purificazione. Quindi sono sette angeli che insegnano
come bisogna veramente amare Dio. Vedete, noi tutti diciamo che vogliamo bene il Signore, ma è veramente vero? Allora, nel purgatorio si passa dal desiderio di amare Dio alla realtà di amare Dio. Io dico sempre alle persone, io sono sicuro che nessuno di noi fa adulterio, nessuno di noi spaccia droga, nessuno di noi uccide, nessuno di noi appartiene alla mafia, alla camorra, alla mafia, nessuno di noi è più presente, fuori non lo so. Però, iniziando da lì, no? E magari quando guidiamo la macchina, uno che non la sa guidare, e cominciamo a dire parolacce, ci arrabbiamo, ci abbiamo una rabbia dentro, siamo tutti avvelenati. Basta poco, esce l'animale che sta dentro di noi. Nessuno di noi fa impuri, no? Nessuno di noi fa impuri, però se ci sta una bella ragazza, mi ricordo, se ce la guardiamo, apprezziamo sott'occhio, magari le donne, le ragazze, se ci sta un bel ragazzo muscoloso, se lo guardano, se lo ammirano, no? Non facciamo altri impuri, però insomma, questa concupiscenza, magari girando anche la televisione, se c'è qualche scena un po' piccata, insomma, ce la guardiamo, proprio la nostra grande debolezza, fragilità legata alla sensualità, non la combattiamo. Oppure parliamo di qualcuno, c'è sempre qualche battuta, qualche osservazione, un po' cattivella, no? Giudizi generali, tante volte diciamo la verità. Veramente che mi stavo zitto perché ho detto quelle cose, tante volte ci vendiamo delle cose che diciamo nei riguardi degli altri. Quindi vi voglio dire, è una dura lotta essere cristiani. Allora, ritorniamo. Gli angeli del purgatorio hanno le vesti bianche perché sono segno della letizia e della loro involuzione. Gli angeli accompagnano le anime in purgatorio e le assistono appunto nel faticoso travaglio della purificazione. Sono anche coloro che annunciano i grandi temi di meditazione, li rincuorano i penitenti e li esortano anche ad amare la loro pena redentrice. Sulla terra noi spesso viviamo male perché stiamo sempre a lamentarci. Era meglio che non nascevo a Salerno, ma nascevo a New York. Era meglio che non facevo il liceo, ma facevo, che ne so, l'istituto alberghiero. Era meglio che non sposavo mio marito, ma mi sposavo al primo fidanzato. Era meglio che non facevo sulla voce. E invece, nel purgatorio, ognuno accetta con amore la sua situazione esistenziale. Perché? Perché nel purgatorio tutto si compie per amore, ciascuno sta al suo posto e si cantano le beatitudini. Siccome gli angeli rappresentano Cristo, gli angeli ripetono le beatitudini a coloro che sono chiamati a realizzarle. Quindi vedete, nel Vangelo Gesù sale sul monte e c'è il sermone delle beatitudini. Il purgatorio è questo monte dove bisogna mettere in pratica quelle beatitudini che Gesù ha annunciato nel Vangelo. I sette angeli del purgatorio non hanno un nome definito. Non è il nome che li distingue, Michele, Gabriele, Raffaele, Uriel, no. Ma è la parola evangelica che vanno ripetendo. E quindi, siccome noi abbiamo sette inclinazioni malvagie, forse ne abbiamo nove, ma diciamo che c'è questo numero 7 che è un numero sacro, ci sono questi sette spiriti maligni, no? Evagrio Pontico parlava degli 8 spiriti della malvagità che ci combattono. Allora, Dante Alighieri contrappone agli spiriti maligni che ci invitano al peccato gli spiriti benigni, gli angeli, con le loro virtù. Allora abbiamo l'angelo dell'umiltà nel primo cerchio, l'angelo dell'amore nel secondo cerchio, l'angelo della pace nel terzo cerchio, l'angelo dell'amore di Dio nel quarto cerchio, l'angelo della giustizia nel quinto, l'angelo dell'astinenza nel sesto e finalmente l'angelo della purezza nel settimo cerchio. Bene? Vediamo brevissimamente questi sette angeli. L'angelo dell'umiltà deve correggere i superbi. Quindi nel primo cerchio ci sono i superbi. Il superbo adora se stesso, non considera gli altri. Quindi sinteticamente l'angelo dell'umiltà presiede il primo cerchio.
invece qui sono considerati minimi e quindi sono collocati nel più basso di tutti i ceti. Se voi fate questa osservazione, nella Chiesa Cattolica noi abbiamo due ordini, i frati minori, che sono fondati da San Francesco d'Assisi e San Francesco aveva un grande contatto con gli angeli e con San Michele, e poi ci sono i frati minimi di San Francesco da Paolo. Quindi vedete, pure San Francesco da Paolo è una visione di San Michele che ci dette lo stemma, caritas, dell'ordine dei minimi. Allora vedete, chi su questa terra è in contatto con gli angeli non può essere un presuntuoso, se veramente è in contatto, non può essere un orgoglioso, un superbo, si sente minimo. Quindi allora, i penitenti, i superbi, sono costretti a guardare esempi di segni di umiltà, scolpiti sulla pietra del pavimento, sulle bianche rocce. Allora, l'angelo dell'umiltà viene così presentato a noi, la creatura bella, bianco vestita e nella faccia sua, parte morando, mattutina, stella. Ripeto, siamo nel primo cerchio. L'angelo canta, beati i poveri di spirito, e si richiama alle parole della Madonna, ha guardato l'umiltà della sua serva. Chi sono i superbi? I superbi sono quelli che non hanno bisogno di nessuno. Vedete che tra i superbi si nascondono tantissime persone che voi pensate che siano santi. Io ho detto quasi 60 anni, fra poco voi pulito, siamo a voi. Io ho fatto una scoperta interessante. Tra quelli che la gente reputa santi ci sono molti superbi. Cioè sono persone che se voi gli chiedete un aiuto si fanno in due, ma loro non chiedono niente a nessuno perché non hanno bisogno di niente di nessuno. Vedete, è una cosa molto interessante la superbia. Alla fine Lucifero, perché è superbo? O Lucifero si è portato con lui un terzo degli angeli, quindi Lucifero era molto in grado. Lucifero è quello che faceva piacere a tutti quanti, però non voleva stare sottoposto a nessuno. Cioè lui, Lucifero, aiutava gli altri, ma non si lasciava aiutare da Dio. Questo è molto interessante. Cioè il superbo è uno che spesso ci inganna. Perché diciamo, ma come è bravo quello, non si richiama ai soldi, si mette sempre a disposizione, però lui non ha bisogno di nessuno. Allora qual è quello che devono fare adesso? I superbi devono recitare il Padre Nostro, perché chi dice Padre Nostro riconosce la sovranità di Dio, l'umile richiesta del pane che viene da Dio Padre. E quindi, come dire, questa preghiera bisogna ripeterla con spirito di fanciullo. Vedete, quando noi parliamo degli angeli non è un fatto intellettuale, è un fatto di povertà di spirito, perché se non siete bambini spirituali non potete credere negli angeli. Il prete vecchio, non lo voglio giudicare, probabilmente era un grande intellettuale lui, uno che veramente conosceva le lingue, conosceva la teologia, ma forse non era un bambino spirituale. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi vedete, tante volte il purgatorio, gli angeli, sono per i grandi fedeli della Chiesa. Però se non sei un bambino, tu non ci credi a queste cose. Una cosa è essere un bambino spirituale, un'altra cosa è essere infantile, oppure essere come che c'è il complesso di Peter Pan. È come esemplare sul quale le anime devono modellarsi. Ecco l'ancella del Signore. E qui c'è la scena dell'Annunciazione, no? E quindi c'è sempre Gabriele, un altro angelo. Ecco, sono la serva, dice Maria, quando in realtà lei che cos'è? È la regina dell'universo e la regina degli angeli. Secondo cerchio, gli invidiosi. Qui c'è l'angelo dell'amore, il fratello. Allora, qui sono puniti gli invidiosi. L'angelo dell'amore, il fratello, canta di ami misericordiosi. E le anime purganti rispondono con le litanie dei santi. Maria dice, non hanno più vino. E si vede il terrore di Caino, che ha ucciso Abele per invidia. Allora, questo angelo dell'amore fraterno veglia con tenerezza su questi invidiosi, no? Ecco, la logica qual è? Questi qui, invece di essere contenti per le qualità, le virtù, i doni che Dio ha fatto agli altri, si sono sentiti defraudati, quindi l'invidia ha visto con tristezza il bene altrui. Vi rendo tutto un asso. Se vedo una persona che ha un bel naso,
abbastanza, sono invidiosi, no? Io ormai ho perso quasi tutti i capelli, e se vedete voi che avete tutti i capelli, anche biondi, e anche a 70 anni che hanno i capelli biondi, uno potrebbe essere invidioso, cioè io ho perso i capelli, e proprio che mi sono rimasti su tutti bianchi. Invece, nel purgatorio, ciascun penitente cammina sostenendo il capo dell'altro. Il gesto di fatica e di collaborazione intende rieducarli a fare il bene. Ecco, l'invidia è veramente una brutta bestia. Gli altri hanno sempre qualcosa più di me. E io sono depresso. Perché abbastanza per me non è mai abbastanza. Quindi alla fine l'invidioso è anche una persona che non ringrazia mai. L'angelo dell'amore fratello dice beati misericordiosi. Quindi l'angelo educa alla larghezza del cuore, che ama il bene, perché il bene è saltarne il profitto. Quindi bisogna apprezzare se un altro ha talento musicale io non ce l'ho, se l'altro scrive i libri io non li so scrivere, se l'altro sa dirigere, sa scolpire io non lo so fare. Perché poi ognuno di noi il Signore ha dato un certo numero di talenti. Quindi perché gli invidiosi cantano le litanie dei santi? Perché l'invidia restringe la comunione dei beni. E cos'è la comunione dei santi? È la partecipazione al bene. Quindi condividere il bene accresce senza fine la gioia. Allora, se io so che tu c'hai una bellissima voce, io sono stonato, io sono felice perché tu hai una bella voce. Se invece mi autocongelo, tante persone sono autoreferenti e dico, aspita, io sono stonato, sono infelice. Vedete, l'invidia è una cosa che veramente ci distrugge psicologicamente. C'è il riferimento alla voce di Maria Santissima nel secondo cerchio. Non hanno più vino, non hanno più vino, non perché Maria è golosa e quindi vuole altro vino, no, perché Maria capisce la situazione penosa di questi sposi e cerca di provvedere. Quindi, se Maria è l'esempio della premura, Caino è il triste esempio dell'invidia e uccide il fratello dell'invidia. Poi, terzo cerchio, ci sono gli iracondi e l'angelo della pace, l'angelo che sovrintende il terzo cerchio e canta beati pacifici, le anime purganti intonano agnello di Dio che togli i peccati del mondo. E Maria dice: perché ci hai fatto questo a Gesù quando si smarrisce nel tempio di Gerusalemme? Vedete, io lo chiamerei non solo l'angelo della pace, lo chiamerei l'angelo della serenità. Che vedete che le persone irate sono persone che perdono la serenità. Vedete, un'altra scoperta che ho fatto in tanti anni, in genere le persone che hanno l'ira non lo manifestano esteriormente, perché vedete, in genere i perfezionisti sono arrabbiati, però siccome sono perfezionisti, l'ira non la possono manifestare, ce l'hanno dentro, però la manifestano. Allora io quando faccio le conferenze, siccome sono uno di panza, subito capisco chi è perfezionista, perché magari mentre io parlo dico qualche piccolo termine sgrammaticato, io dagli occhi capisco subito che quella persona è arrabbiata, perché dice aspetta, questo ci viene a parlare di tanti anni, e poi so anche magari dei termini italiani, non li pronuncia bene, non ha una sintassi perfetta, c'è tanta ira. Quindi non pensate l'ira, quello che vi dice di dare questi ascolti, quella è una persona irata di basso volto. Le persone irate non lo manifestano con gli schiaffoni, ma lo bloccano con lo sguardo, perché sono i giudici implacabili. In genere le persone molto irate sono quelli che hanno una grande capacità linguistica e sono molto precisi e non sopportano gli altri che non hanno certi livelli di prestazione. È molto interessante questo fatto che io ho visto nella mia vita sacerdotale a contatto con tante persone. Allora, è l'angelo della pace, ma della serenità interiore. Allora, gli iracondi sono quelli che, come dire, sono pieni di rabbia. Perché? Perché gli altri tante volte non hanno ragione.
10 minuti fanno tutto, dico, ma almeno meno male che i lavoratori che hanno tutto in condizioni, mettono 3 ore, sono regoli. E loro sono pieni di vita, vanno subito in shift, no? Ecco, le persone che i rari spesso sono persone molto perfezioniste. L'angelo della pace dice, beati i pacifici che sono senza l'ira mala. Quindi la pace, la serenità e disposizione del cuore, l'angelo ci insegna la pietà. Allora bisogna stare calmi, tranquilli, capire che ognuno di noi ha i suoi ritmi, bisogna stimolare il quanto è bene, ma bisogna avere la pazienza di sapere aspettare. Ecco, la Madonna è Mater Amabilis. Allora, Dante è veramente un genio ispirato perché presenta Maria nel ritrovamento di Gesù nel Tempio. Ecco, dolenti tuo padre, io ti cercavamo. Allora, attenzione, questo rimprovero, tra virgolette, non è un rimprovero, ma esprime una dolcezza, una tenerezza materna, no? Perché le persone rare quando parlano buttano sempre. Le persone serene, quando ti dicono delle cose, non ti rimproverano, ti fanno delle osservazioni. C'è una grande differenza tra rimprovero e osservazione. Ecco, andiamo avanti, così tra poco facciamo la messa. Quarto cerchio, gli acciaiosi, cioè l'angelo dell'amore di Dio. Allora, l'angelo dell'amore di Dio presiede il quarto cerchio del purgatorio, dove ci sono i pigri o acciaiosi. L'angelo dell'amore di Dio canta, beati coloro che piangono. E queste anime acciaiose non dicono niente, stanno zitti. Poi c'è Maria che corre in fretta sulle montagne per andare incontro ad Elisabetta, per assisterla. Allora, questo angelo aiuta gli acciaiosi ad uscire dalla mediocrità. Gli acciaiosi non praticavano la vigilanza per redimere il tempo. Vedete che genio Dante, dice così, che gli acciaiosi stanno svegli anche di notte, con le lampade accese, corrono sempre. C'è tutta l'antologia monastica dei vari del deserto dove si parla del diavolo meridiano, quel diavolo tipico degli acciaiosi, cioè uno che vuole dormire, non vuole essere operativo, quindi il pomeriggio si fa 2-3 ore di sonno, la notte dovrebbe alzarsi perché un monaco per fare le veglie preferisce dormire, si addormenta, non combatte il sonno. Allora, chi sono gli acciaiosi? Chi sono i pigri? Sono coloro che non hanno voglia di pregare, anche se sanno che la preghiera è la cosa più importante, ma sono sfaticati, non hanno voglia, no? Allora, vi ripeto, l'acciaioso è uno che fa tante cose, ma fa solo le cose che gli piacciono. Tante volte l'acciaioso non ha una gerarchia, le cose più importanti, ma fa le cose più immediate e poi magari si perde. Molte volte gli acciaiosi sono super attivi e anche gli ci ingannano, perché non fanno le cose che devono fare, ma fanno le cose che gli costano meno sacrificio, no? E noi lo sappiamo, no? Almeno io così ero, così sono stato, così forse sono ancora. Ricordo benissimo quando dovevo fare i compiti, mi mettevo davanti alla televisione, ero ragazzino, mi guardavo il film western, mi guardavo i cartoni animati, poi la sera alla fine mi mettevo a studiare, no? E invece chi non è acciaioso prima si mette a studiare, anche se non ha voglia, e poi dopo si vede la televisione, no? Allora, l'angelo dell'amore di Dio non si scoraggia per la freddezza del cuore umano, cioè l'acciaioso è uno che non si vuole scomodare per Dio e per il suo regno. Anche lui è autocentrato sulle sue comodità, quindi è uno che se ne va da sempre morto. Vedete, in genere l'acciaioso è raffigurato come l'elefante. L'elefante se ne va calmo, 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 non mette fretta. Quindi i penitenti invece corrono il purgatorio dantesco affannosamente, ma non si rode alcuna preghiera, sono condannati al silenzio. Perché? Sono stati troppo pigri e restii all'orazione. Per cui ora è loro legato il familiare dialogo col Signore, per dire potevi pregare, non hai pregato, hai tenuto a scrivere 300 libri, per te era più facile scrivere 300 libri piuttosto che metterti a fare il pregato, no? Oppure per un laico era più facile la domenica mattina mettersi a fare la patrice invece di andare a messa. Andare a messa gli costava più sacrificio, anche se gli arcidiosi spesso ci
diciamo, diciamo, per cui la mattina si è alzata, ha fatto il bucato, poi ha lavato per te, è perché era meno fatico sapere questo di andare a messa la domenica, vedete? Però la cosa importante qual è? La messa e poi dopo facevi i servizi di casa. Vado velocissimamente, quinto cerchio di avari, c'è l'angelo della giustizia. L'angelo presiede il quinto cerchio del purgatorio, si purificano le anime degli avari. L'angelo canta, beati quelli che hanno sete di giustizia. Le anime rispondono, la mia anima giace a terra nella polvere. Maria Santissima dà alla luce Gesù nel povero presepe. Allora, questo angelo della giustizia insegna che il vero valore è il Signore. Gli avari sono coloro che hanno apprezzato solo il bene della terra, quindi proprio perché hanno apprezzato la terra il Signore li accontenta, giacciono tutti distesi a terra, sono legati con lacci, mani e piedi a terra, perché le ricchezze nella Bibbia sono paragonate a dei lacci. L'angelo della giustizia canta, beati quelli che hanno sete di giustizia. Questo canto richiama le anime al sapiente apprezzamento delle cose di questo mondo. Ecco, Maria si è concentrata tutto e solo in Dio, quindi è la vera donna libera. E quindi, come dire, Maria, anche qui, è il nostro modello. Anche nel 2008, dove nasce Gesù, Maria accetta la povertà perché la vera ricchezza di Gesù. Allora, il tesoro di Maria non è una bella casa, è una grotta, ma il tesoro è Gesù. Andiamo ancora verso la fine. Sesto cerchio, l'angelo dell'astinenza, ci sono i golosi. L'angelo canta, beati quelli che hanno fame di giustizia. E i penitenti, i golosi, dicono, oh Signore, apri e altra alla preghiera più che al cibo. Vedete, i golosi hanno un aspetto terribile del purgatorio dantesco, magrezza e pallore sul loro volto. Quindi, come vedete, tutto il contrario mio, no? Io ho abbastanza anche cicciottello, ecco. Fame e sete sfigurano e affamano tutti. Quindi ci sono alberi carichi di frutta che pendono dall'acqua, ma sono irraggiungibili. I penitenti non li possono cogliere. E tutti però mostrano un comportamento austero e silenzioso. In vita hanno fatto banchetti a poco, hanno fatto pozzovigli, hanno fatto baccanali, hanno mangiato e bevuto a crepapelle. Invece l'angelo dell'astinenza presiede i digiuni e le preghiere e dice: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia e non di cibo del regno. Vi ricordate la parabola del Vangelo del ricco e pulone di Lazzaro? Il ricco e pulone banchettava e pensava solo ai fatti suoi, non dava niente al povero Lazzaro. Ecco allora, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca annunzierà la tua lode, si calmano le anime. Peccato che golosità invece deve lodare il Signore. Quindi la presenza di Maria alla cena di Cana, dove chiede il vino, non per desiderio di golosità, ma per delicatezza verso gli sposi e dare la contrappone alla gola di Eva. Andiamo alla fine, l'angelo della purità. Siamo nel settimo cerchio, il cerchio dei lussuriosi. Allora, siccome qua siamo tutti lussuriosi, siamo contenti perché il peccato meno è il peccato meno che Dante dice il peccato, si vede il peccato meno grave, no? L'angelo che presiede il settimo cerchio del purgatorio, dove si trovano i lussuriosi, canta, beati i puri di cuore. E le anime rispondono, oh Dio, mi sono una clemenza. Maria dice, non conosco uomo. E lì si contempla l'esempio di Sodoma e di Gomorra bruciante. Allora, questo angelo aiuta l'uomo ad abbandonare ogni tendenza immonda. I lussuriosi sono anime accecate dai sensi. L'animalità riduce la ragione. Vi ho detto prima che una certa sensualità ce l'abbiamo tutti, però il vero peccato di lussuria è un peccato di eccesso. Vedete, attraverso il sesso spesso si ha un dominio dell'altro. Non è solo, come dire, una compiacenza erotica, ma c'è proprio un dominio, un possesso dell'altro, cioè io ti domino, ti schiavizzo attraverso la dimensione
quindi il fuoco brucia ogni impurità. E quindi questi impuri lussuriosi sono divisi in due schiere che vanno in direzione opposta e si scambiano quando si incontrano innocenti segni di carità. Spesso i lussuriosi non hanno assolutamente un romanticismo, non hanno il vero amore, ma è una forma di possesso dell'altro. Voi vedete che gli animali in qualche modo sono possiedono il territorio, no? Con i loro esperimenti, e spesso il lussurioso, ripeto, è una forma di animalità, perché non è tanto di erotismo, è una forma di potere corporeo. Beata in cui di cuore, l'angelo canta fuori dalla fiamma, perché creatura pura, la voce è piena e viva, segno della sua inviolata integrità. Beata in cui di cuore, nasce dal cuore e guarda a Dio, le anime cantano, Dio di somma clemenza, ascolta i nostri canti, accetta benigno il pianto, perché con cuore purificato possiamo largamente fruire di te. Sto finendo. Il grido lanciato da queste anime ripete le parole della Vergine di Maria. Non conosco l'uomo, cioè Maria è custode di pensieri e propositi degni della purezza degli angeli. Il peccato di lussuria disconosce la divinità umana, l'altra persona viene sottomessa, viene strumentalizzata. E quindi si parla del peccato di Sodoma e di Gomorra. Tenete presente, non è solo il peccato di omosessualità biblico, ma è anche un peccato che gli uomini di Sodoma e di Gomorra volevano violentare gli angeli. Quindi c'è sempre, al di là del peccato specifico di sodomia, c'è proprio la violenza che molto collegata alla lussuria. Noi spesso non abbiamo mai pensato che il peccato di lussuria è un peccato soprattutto di violenza fisica nei riguardi dell'altro. Ecco, allora sono le 6:20, tra due minuti inizia la Santa Messa, però in un attimo qui via, così mentre vi parla io mi preparo con i paramenti. Ecco, volevo dirvi, Elia per 20 anni non è stato in purgatorio, è stato all'inferno. Elia è il mio angelo, è il mio caronte. Elia mi accompagna in tutti i casi, perché io non so guidare, seppur sfaticato, sono accidioso, insomma, quando guidare non sta. Allora ho trovato Elia che mi accompagna. Adesso ti racconto delle cose in 2 minuti. Dar loro la possibilità di ricevere le grazie di cui hanno maggiormente bisogno e per aiutare i sacerdoti a portare anche